Il bianco dell'acciaio e il rosso del granito, concordi agli stessi colori del simbolo di Fano e la statua di Giuliano Bangi, artista di fama mondiale che da pochi giorni è stata inaugurata in Piazza Miani. Al centro una figura femminile dalle linee armoniche, frutto di un lavoro di circa 30 anni che ha portato nella Città della Fortuna un capolavoro di arte moderna. L'opera è stata realizzata con materiali particolari che non si ossidano facilmente e con un granito di provenienza svedese scelto dallo stesso Bangi per la compattezza, in grado di farlo resistere maggiormente alle intemperie. L'opera al centro della fontana ha attirato la curiosità di molti cittadini e turisti. Una cosa bellissima, Fano se la merita un'opera di Bangi così esposta, bella. Le sembra appropriata per la zona? Per me sì, cioè, la città si muove verso un senso artistico, quindi questo è il valore suo. Ma è la prima volta che la vedo, quindi l'impatto è buono. Quindi quando c'è qualcosa di nuovo è sempre positivo, quindi auguri chi l'ha fatta e poi dopo l'arte è sempre molto relativa, c'è chi piace e chi non piace. Beh, molto meglio di quello che c'era prima. Poi Fano ha bisogno di qualità, è una città che sta morendo di piccolezze, quindi tutto ciò che fa qualità va bene a Fano. Era come opera le piace? Sì, è bella. Se fosse d'argento puro avrebbe anche un grande valore, forse più quella dell'artista che ha dato l'artista. No, è bella, è bella. Che cosa le colpisce di più? Ma il contrasto tra la statua e poi tutta la fontana, il colore della fontana, no, è bello. È diventato un bellissimo posto questo qui, per passeggiare anche con i bambini, e quindi no, va bene, va tutto bene. C'è qualcosa che mi piace e qualcosa no. E che cosa non le piace? Lei mi piace molto. Mi sembra troppo grossa la base della fontana rispetto a lei. Però quella mi piace molto. No, è la prima volta che lo vedo, quindi curiosità e poi sì, bella. Di primo impatto mi piace, sì. Bisogna farci l'occhio, però le innovazioni mi piacciono. Sì, perché cioè, quando ero piccolina io c'erano i pesci, ma ormai... Però per il momento mi piace, dopo vedremo. Non è male, dai. È un basamento molto grande, però non lo so. Forse un po' più stilizzato doveva essere. Ma le piace? Assolutamente no. Bruttissima. Sembra anoressica. La guardi da davanti... Le braccia si vedono e non si vedono, le opere d'arte vabbè che sono strane, però a me non piace.